Ma Bowser Junior in realtà... Ah, ma aspetta, non ho updateato gli score. Ah, ok, perfetto, eccoci qua. E quindi, detto fatto, cominciano queste Grand Final, ragazzi. Un po' di hype. Vediamo un po'. E cominciano subito. Beh, il gioco che dovrebbe, il gioco che dovrebbe fare il buon Marto è cercare ovviamente... Oh, ragazzi, e qua se cominciamo così, chissà se kill il pugnone caricato al massimo. Penso proprio di... Forse. No, no, non basta. Però che danno. Mamma mia, è schiattato così? Ha fatto... Forse è un po' spento il buon Marto. Più che altro sì, lo vedo un pochettino... Sì. Non lo so, spero comunque che finisca un minimo hype. Certo, Midoriya è assolutamente lo strafavorito, ma comunque Marto ci è arrivato prima Game 5, quindi ha dimostrato di avere quello che serve. La qualità. Assolutamente. Assolutamente. Sai cos'è la cosa veramente forte però di Midoriya, secondo me? È la sua capacità, cioè questo, la sua capacità di aspettare il momento giusto per colpirti, per fare qualcosa, esattamente. Guarda, guarda, guarda come fa. Lui ti si muove intorno, ti rende nervosissimo. Oh, mamma mia, ragazzi, ma quanto è forte quei due frame. Più che altro è bravissimo a restare appiccicato l'avversario, perché è il telmec, è quello, sì, che deve fare. Sì. E è bravo, bravo. E è difficile. Scusa, finisci. È molto bravo a non far andare l'avversario, a cercare di far andare la partita come vuole Little Mac, magari non facendolo jumpare, non facendolo andare sulle piattaforme, non vuole e ripeto, camper. Con Little Mac è difficile perché non hai a disposizione gli aerial, cioè il salto sì, ma come mix up, chiaramente, nel senso è solo un po' per confondere le idee, ma ovviamente non c'è a disposizione niente. Di che cosa era questa cosa? Ma è true? Non penso, è semplicemente tipo che caspita sta facendo il mio avversario, boom, pugno sul mento. E quindi detto fatto, tre stock iniziali di Midoriya. Qua sinceramente, se il Marto non si sveglia un po'. Vedo il Marto un pochino spento. E 5 euro andati, è vero. Ah, giusto! Porca troia, effettivamente. Hai guadagnato 5 euro, il tuo torneo finisce qui, Pedro. Tira Tomarillo. Ma gliel'abbiamo già detto, gliel'ha detto anche Galeon. Quindi ragazzi, sì, sti 5 euro, già partiti ragazzi. Pac-Man, dottor... Oddio, lo sta facendo... Pier, vai cazzo, distruggilo. Ha il potere di Dio e degli anime. Ma che sta succede? Vabbè. Allora, questo... Dottor Mario Rosa. Allora ragazzi, la felpina, il buon adesso vi spiego qual è la lore dietro questo incontro. Midoriya ha giocato troppo bene questa partita rispetto a quelle di prima, e quindi c'è il sospetto di doping. E Dottor Mario appunto è intervenuto, quello incaricato a fare il doping test. Vediamo, ottima up throw, ottima bisù, la Cinchiak sfonda una valanga di danni, attenzione, un'altra bisù. Ha la tecnica per batterlo, ragazzi, bisù. Se gli leva un game con Dottor Mario, mamma, io urlo come la più femminile delle ragazze che vi possiate trovare davanti. È morto, invece no. Oh! Femminile avevi detto. Aspettate. Ok, così mi piace. Ok, incredibile sta roba. Cioè, sì, onestamente, non penso che fosse pronto. Mamma mia, ragazzi, mani magneticissime. Ma ragazzi, se vinci con Dottor Mario, ribalto il level X. Oddio, oddio. Ma quanti danni? Ok. Ok. Vediamo che fa. Mamma mia, il Marto che sta combinando con Dottor Mario. Personaggio uno dei più scarsi di sto gioco. Forse nonostante lui è i buff. Più scarso dell'internet. Ma scusa, guarda, gli ha tolto il punch con la pillola. Potevo uccidere. Oddio. Ok. Lo sta seguendo. Bravo. Bro, ottima presa. Quanto è ottima attesa. Quando ti aspetta così, ragazzi. È assurdo. Però anche il Marto è stato bravissimo a delayare per evitarsi quel due frame. Devo dire che sta recuperando meglio con Dottor Mario. Che con... Attenzione però. Tanto alla fine sono due PG che non possono recuperare. No, infatti questa è la cosa. Sono due PG che letteralmente... Quello che, il vantaggio di Dottor Mario è il proiettile, l'aerial e anche il fatto che in generale è forte edgeguardare. Madonna, non c'è niente di e poi safe. Penso che il tornado annulla qualsiasi... No, il tornado trada purtroppo. Ah. Giocando anche un posto personaggio lo so, so qualcosa del matchup. Attenzione. C'ha roll. Oh no. Okay. Eh no. Infatti no, non gli serve. C'ha ottima opzione out of shield. Dottor Mario in realtà penso che ci abbia tra il miglior gioco out of shield del gioco. Salvo ovviamente Game & Watch. Ok. Beh, c'ha l'up smash poi. Ottimo, reverse pillola. Bisù. È verissimo. Nair frame 3, up air frame 4. Back air pure, forte kill. Cioè, in generale c'ha tante opzioni forti a terra. E Mido schiatta. E il Marto tu stocca Midoriya con Dottor Mario. Ma che cacchio sta succedendo? Arrestate il Marto.
ragazzi, è il matto, il miglior dottor Mario in Italia, sta facendo vedere a tutti perché è il miglior dottor Mario in Italia. Dipende che si fa sta cosa. Cosa? È il miglior dottor Mario in Italia. Ha appena battuto Midori, cioè l'ha appena diventato, ha stoccato Midoris. Penso che sia, cioè, dammi un altro dottor Mario main che tu stocca Midoris in Grand Final a un torneo. Ah ok, Arm, non l'avete visto, ma Armo ha alzato la mano. No, l'hanno visto purtroppo. No, no, perché questa è quella che non vedo, non bene, è quella per che vedo. Non tanto io l'abbiamo detta, quindi lo Boxing sanno. Re, attenzione, c'è la musichetta carica. Mia. E Mido adesso dice, ti sei divertito, ma adesso mi diverto un po' io. Ed ecco di nuovo, un altro esame della prostata in arrivo per Midoris. Vediamo se questo lo regge o no. Io voglio vedere il fazzoletto che lo rigira al downbeat. Ma se succede la gimp di side B, ragazzi... Mamma mia. Side B quella? Sì, side okay. B. Guarda che gli dà un momento. Oh, non lo perfezione. Ok, devi stare attento perché le pillole di Dottor Mario sono corollarie. Oh, oh! Questa gliel'ho insegnata io a El Marto. Gli ho detto punisha la roba laggosa con. Vabbè, niente di che. Down air. Ma la down air. Down air up smash fa tipo 36 danni, una cosa del genere. Ottimo! Tornado, vediamo adesso. Ok. Santa Madonna. Ok. Ok, devi stare attentissimo. Sì. Questa. Sì. No, la da un tilt veramente spaziale. Comunque... per fare sta roba. Attenzione. Oh! Infatti, ragazzi, dove va? Quando Little Mac è da quella posizione, dove va? Oddio! Ma dove va? 42 cosa? L'ha preso due volte! 42 danni da dove? I can do everything with the power of ragazzi, my soul. Ragazzi, se il Marto leva un game. Se il Marto resetta la bracket questo personaggio, urlo. È finita, ragazzi, è finita. Se il Marto resetta la bracket è finita, ve lo dico. Cioè, ragazzi, il Marto diventa Ok. Buona, mamma mia, comunque scusate, Little Mac, Midoris, ma bravissimo. Poi i throw sono veramente forti quelli. Ok, ci ho provato. Sì, soprattutto la back throw è tipo una delle back throw più forti del gioco. È di poco più debole di quella di Nas, veramente di poco. Madonna. Anche più di Incineroar? Ottimo, jab. Sì, quella di Incineroar killa presto perché c'ha tanto. Mamma mia! L'opzione auto. Ragazzi, che smash, cazzo, ma cosa stiamo vedendo? Non lo so. Vabbè, pugnone sui denti. La sbudellata. Aia, l'ha pure tauntato adesso, Attenzione. Ottimo questa B-reverse pillola. Aia, ed è attento qua il Marto a non pigiare troppi tassi perché se si fa gara a chi spamma sicuramente. Oddio! Oh! Non se l'aspettava mai sta cosa, Midoris. Però deve stare attentissimo perché adesso è letteralmente. No. Ma questo non è pazzia. Mi dite sta cosa. No. Ok. Si è spostato, fatto bene. Beh. Attenzione, questa potrebbe essere lei. Ok, no. Attenzione, non ha più il KO punch, eh? No, non ce l'ha perché si è preso. Ma quella Nair? Qualcuno me lo spiega? La Nair gliel'hanno buffata. Adesso la Nair è una kill option. E la Bair! Ancora! Ragazzi, è il Marto! È il Marto! Vabbè, ma qua ragazzi, non lo so. Non lo so, si gratta il baffo. Ma insomma, ragazzi, insomma, Stumbria. Dottor Marto! Dottor Marto! Dottor Marto! Dai, Dottor Marto, gli manca un game per resettare la bracket. Midoris deve fare questo aggiustamento, deve capire Dottor Marto! Cosa sta sbagliando. Ah, questa era, questa l'ho capita io. Manuel non è la più intonata delle persone, ma era la musichetta di Dottor Mario, quella del gioco originale. Quella fa. Mi sembrava basta. Tutto tranne quella cosa, ti giuro. Giuro. Comunque ragazzi, spaziale, cioè che caspita stiamo guardando. Non lo so, ma più che altro è una di finale nuovo, di un torneo. Stesso stage personali. Vero? Cioè abbiamo visto finora Wolf, Palutena, Rob, tutti sti deficienti. Poi arrivano Dottor Mario e Little Mac che dicono finale. Allow us to introduce ourselves. Attenzione però Però attenzione perché questo terzo game vinto del Marto significa anche una Reset. Cosa. Non solo, significa che se si va game 5, quindi adesso El Marto dovesse perdere, comunque la counter pick è sua. E anche il personaggio, vabbè, insomma la scelta del personaggio, beh, dubito che Midoris la cambi, però nel senso ha parecchi vantaggi. Però il fatto di cambiare PG per stordire un pochino. Ah, e questa. Bravissimo, tra l'altro Midoris che sale i suoi percentuali e non si spreca il KO punch lì. Preferisce tenerselo per continuare a buildare la lead, ma purtroppo la jab lo porta via.
Vediamo un po'. Tra l'altro sub tilt che è letteralmente inutile contro Dottor Mario. Comunque bravissimo ad adattarsi Mido, sembra che si sta adattando a Dottor Mario. Ma questa è sì, down air, scusami, Midori, è true, perdonami. È true e killa, questa è sì, lo sapevo benissimo, quando l'ho visto ho detto ragazzi c'è poco da fare qua per Midori. Ottima recovery, Elma. No vabbè raga, comunque il marto è di una creatività. Oddio, è off stage, ce l'ha il salto? Ce l'ha il salto? Ok, ce l'ha. Ce l'ha, ma deve stare a te. Tra l'altro ha fatto un salto Nair Little Mac. Incredibile. Ha un Nair Little Mac. Ok. Vabbè, no. Vabbè, no. Vabbè, no. 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 No, raga. Ma che sto fa il marto, ragazzi? No. Ma quanti hai questa cosa? No, non è. No! 44 danni con tre colpi, no! No! Mamma mia, il carco band Smash Italia! È pazzo! Il miglior Dottor Mario in Italia! Attenzione, dobbiamo stare tutti attenti! È il marto a tutti dalla sua parte in questo momento, penso che anche gli emiliani stanno tifando. Sfera Genki Dama, tanto c'è il reset, ragazzi. Se volete vedere più di questa roba, tifate al marto, mi dispiace. Backthrow cerca il mix up forse. Vediamo che adesso Midori scorre da tutte le parti. Sta cercando di farlo tiltare e ci riesce. Bravo Midori. Il marto si aspettava questa opzione. Però ride, guarda, il marto è abbastanza confida. Ma cioè, sta nel giocando senso... con Dottor Mario. Sì, è tipo... Oddio! No. Quanto è pazzo! Vediamo, ok, pensavo avrebbe letto Midoris, che cosa? Ha visto che ricovery allucinante che ha fatto Mido. Oh! E resetta la branca. Marto, vai! E si va alle true finals, ragazzi. Mamma mia. Madonna, Dottor ragazzi. Dottor Mario Rosa, ruba il giubbotto a Little Mac. Esame della prostata non superato. Non ci siamo con questo esame doping. Ma ragazzi, non finiranno mai queste finali. Meglio, non devono finire queste finali. Adesso se ne sbuca con counterpick eroe. Ragazzi, vediamo adesso quale sarà. Cioè io comunque, seriamente, adesso a parte tutto, Mido non sa che pesci piglia. Cioè, assolutamente. Gli si legge oggettivamente, cioè, comunque, in faccia. Comunque il fatto di... Io, ok, cioè pensa bro, gioco Little Mac, è un PG veramente strano e contorto, lo so giocare veramente bene e ti mette arriva una un deficiente camera, a casa. Arriva un coglione che si mette a ridere davanti a te e perde col suo main e ti mette Dottor Mario con la giubbotta rosa. Incredibile! Ma che cazzo! Incredibile! Ok ragazzi, ci siamo, di nuovo, stesso stage. E il marto giustamente non glielo sta neanche bannando perché cioè effettivamente ci ha vinto non uno, due game. Ok, vediamo. Ma quindi cosa? Comunque c'è anche da dire, secondo me, che adesso... No, secondo me adesso Mido si sente un bordello di pressione addosso. Cioè, oggettivamente, quando comincia a diventare così, sei tipo... No, aspetta, ma che diamine sta succedendo? Però comunque col Keio Punch vuol dire down tilt, Keio Punch è sempre... Mamma mia! Marto! Mamma mia! Ma è una... Cioè, è un combo video, ragazzi. Sta Grand Final è un combo video. Ma come quando vedevi video, devo delle cose. Sì, Dragon Ball Budokai Tenkaichi. Capito? Questo è letteralmente un montaggio, ma solamente una Grand Final. E poi Bowser, Dottor Mario pesa quanto Mario, vero? Vero, sì, pesano uguale. Sembra più pesante. È ma... perché la fa schifo di mobilità, quindi sembra che atterra scusate, prima. Ragazzi, pesa sempre più. Lo stesso dietologo. Continuiamo. Ah, prova col Dragon. Quando prende, andrà a ok. Sì, però deve stare attento. Aia, ok. Perché con tutta con questa percentuale una presa al bordo significa oggettivamente che Mido ci schiatta. È finita, è finita. Dai Marco! C'è un casino allucinante, ragazzi. Marche e Umbria sono coalizzate nel tifare contro l'Emilia. Mamma mia. C'è un tifo è incredibile. Così, è la storia. Oddio! Oddio! Vai! Oddio! Pensavo lo spikeava, ero convinto, giuro l'avevo vista. Vabbè, no, ragazzi, no, ma no. Che cazzo stiamo raga, ma Dottor Mario è il PG più forte di sto gioco. Ma che schifo sta succedendo? Perché l'hanno buffato poco? Da lui l'hanno buffato tantissimo. Oddio, ma come? No, no. Ok, ok. Vai, ma non l'avevo permesso. Ma cosa? Ma cosa? Raga, vai. Vai, Marto. No, ma allora, che cazzo allora stiamo a vedere, aspetta, zitti tutti, raga. Da dove ha preso quella Bair? Che ma schifo! Che ti frega? Ma che schifo è successo? Quella hitbox è grossa quanto la nostra allora, anima. Per quanto sono contento, raga, per quanto sono contento, che schifo è successo quella Bair ingiusta al massimo. Non se la meritava mai.
Comunque la bad del dottor Mario Di Mario è ridicola. No, ma, Vermilio, guarda, non lo so. Non lo so cosa cazzo sta succedendo. Ragazzi, ma io vi giuro. Ma tu ti aspetti tutto? No. Io ho detto ok, va per no. meme perché ha detto tanto perdo. Ma cioè, no. No, io giuro. Ma perché? Allora, la cosa forte di Almarto è che quando gioca. No, così posso andare. No, tranquillo. Che quando gioca senza, cioè senza niente on the line, cioè divertendosi e facendo il cazzone, è uno dei migliori giocatori in Italia. Io sono convinto di questa cosa. È il Marto che cazzeggia, è imbattibile. Quante persone siamo in live, bro? È il dio del cazzeggio. Non so quanti siamo in live. Siamo 36 persone. Mamma mia, festa finale che è clamorosa. Troppo pochi. Ricordatevi del gas. Ragazzi, spammate sta roba perché c'è, cioè, nel senso, letteralmente ci abbiamo un dottor Mario secondary che sta battendo Midoriss. Eh sì, ma deve stare attento. Cambio di stage, tra l'altro. Non so se hai notato. Cerca adesso, probabilmente avrà cambiato strategia. Avrà sta diciamo. Sì, questa se la becca tutta. Dimensione identica a quella di Mario. Sì, ma il punto è che anche la Bear di Mario è ridicola. Cioè, nel senso, colpisce tipo dalla testa e da cose del genere. Comunque, in ogni caso, credo che per lui il Marto si debba un attimino adesso calmare. Perché comunque, cioè, non è il primo il primo arrivato. Bravissimo qua, che aspetta. Mi piace Oddio. Tantissimo come aspetta. Oddio! La K stava partendo. Bastava letteralmente un attimo. L'ha fregato tantissimo. Ok, vediamo. Oddio! Non basta, non basta, non basta mai, perché quella era la sour spot. Avrebbe ucciso se avesse connesso la hitbox. Oh! Madonna, ragazzi! Come aspetta con questa È incredibile, smash. È incredibile. El Marto sa dov'è che Mido vuole atterrare. È questo che sta veramente cambiando comunque, le sorti. Sta cosa che dopo ci entra con la side B è pesantissima, mamma che mia. Cosa? È una buona cosa di Little Mac che fa down tilt e se poi side B. Ah, quella è una kill confirm. Sì, sì, soprattutto all'edge veramente forte. E con down tilt ci mette tutte le su kill confirm, ci mette anche Sì, no, la down tilt è veramente forte. Il problema è che è un pochettino limitata perché comunque è pur sempre ok. Oh, buonissimo, che rap attack. Midoriss qua non se l'aspettava mai nella vita sta cosa. Bravo, quel Marto che doppio salto a pair. Vediamo Midoriss. Ottimo mix up che non atterra sulla piattaforma. E questa uccide. E questa uccide 62% Midoriss sull'orlo del KO punch. Taunt, credo, non si capisce bene. Taunt di Little Mac. Oh! Ok, non basta, non basta, non basta. Vediamo. Ottimo air dodge, ragazzi. Midoriss se la sta giocando stra bene qua. Ha capito. No. Il Marto qua deve stare attento. Oh! Che caspita gli ha letto. Che giocata. Ragazzi, non c'è stato il boato della folla perché l'ha fatta Mido. Ma onestamente sta lettura era assurda. Che giocata da parte di Mido. Una lettura, ragazzi, allucinante. E Mido, mamma mia. Mido adesso, insomma, può dire di aver tolto un game al dottor Mario di El Marto. Mamma mia, ragazzi. El Marto adesso è il counter, volendo. El Marto adesso è la counter pick per game 3. Però questo, allora, in questa situazione siamo in true finals, 1-1, palla al centro. Chi vince sto game 3 avrà la counter pick al game 5 se ci si dovesse andare. E in ogni caso c'ha una lead importantissima. Quindi questo game fondamentale, assolutamente. Vediamo un po'. Parte con le pillole il buon dottor Mario, che abbiamo visto fare magia fino adesso. Mamma mia, fra, io ho un'attenzione clamorosa. Io sto schiando, giuro, io non so loro come fanno a giocare. Io spero che El Marto continui a giocare come ha giocato sempre, cioè per divertirsi, per fare casino. E invece ci schianta con una quasi zero to death. Si è preso praticamente una pillola e basta. Ok, buona, F-tilt, jab, vediamo. Ok, è un po' difficile, sai, fare quella roba Little Mac. Oh, beh, bravo, però Midoriss, oh. Qua ha capito che deve rispettare quella B e lo sta facendo. Sì, più che altro è vero che Marto non è molto preparato. Sai cosa? L'unica parte dove ho seriamente visto che il suo personaggio, insomma, è un po' carente è il ledge trap. Non sta mettendo la pressione che può mettere. Per esempio il down tilt non lo sta davvero utilizzando al bordo. O magari per fregarlo con il tornado prima che rientra in stage. Sì, cioè, nel senso, puoi fare tanta roba con Dottor Mario al bordo, ma forse Marto non conosce bene il PG. Ok, buona. Buona pazienza, Midoriss. Sta giocando molto paziente adesso. Midoriss prima non stava rispettando il personaggio, secondo sì, me. Era il suo errore serio e grave. Adesso sta aspettando, e però attenzione, perché se aspetti troppo poi il bus passa.
Attenzione. Oh, qua con la B. Non ce l'ha il salto adesso. Ok, recupera. Oh! Bravissimo! Oh! 50%. Quel dottor Mario ha timato veramente tanto bene. Più che altro in una situazione in cui penso che avrebbe colpito anche il salto. Ottimo bisù. Ottimo, non scende, giustamente. Fortissima anche la Nair. La Nair è l'unica sex kick del gioco che più sta fuori e più fa male. Cioè l'unica mossa che da più frame attiva e più fa danni e manda lontano. Bello. Bello. È così da Mili. Marto non c'ha il salto, deve stare attento. Ok. Mamma mia, Mido lo sapeva stavolta di Esther Dodge. Ma che roba! Comunque questo è quando capisci che uno sa veramente giocare il personaggio. Stiamo vedendo due giocatori di livello. Sì, sì, cioè nel senso c'hanno personaggi con i loro limiti. No, vabbè, visto che ha fatto Artbox Shift. Vai, con la smash. C'ha il KO. Oh, ottimo Veir. Terribile situazione qua. Lo pesca col dash. Col dash, proprio col detersivo. Assolutamente. Aia. Sì. Lì sai che cosa devi fare? Devi fare un lieve mesh in aria in modo che vai leggermente sopra e è molto più difficile beccare il dottor Mario. E in più dopo puoi fare un abisù se l'avversario troppo allo scudo. Magari purtroppo, però Marto non sa queste piccole cose. Il tornado Midoris, visto che c'era crepato un attimo sì, fa. Sì, sì, è possibile. Cioè, effettivamente con giocatori di questo calibro non puoi metterti a dire lo ripunisco in quel modo. Facciamo la stessa cosa due volte. No, assolutamente. Devi stare attento, ok. Qua situazione pericolosissima. Situazione pericolosa, ma questa potrebbe essere lei. Questa non ci aveva letteralmente opzioni. Sorriso se l'è tolto. Eh sì, il Marto adesso sta di nuovo giocando con un po' di pepe, no? Perché è quello che dicevo, è il Marto finché ci aveva. Finché si diverte. Finché c'aveva, esatto, niente in gioco, niente in posta, andava bene. Adesso è il Marto che si sente sta pressione della vittoria, eccetera. Sta un po' andando così, Marto, capito? Ho messo due al Marto. Ho messo due al Marto perché è un lapsus freudiano il mio, perché vorrei che fosse un due. No, scherzo. Anyways. Oh! No, raga, no! Isabel! No! Ragazzi, c'è la lore! Ragazzi! C'è la lore dietro, questo è il demone del Marto! No! Se Midori sbatte no. questo può andare in America ragazzi, e fare quello no. che gli pare. No, non l'ha fatto davvero! Questo è un demone! Non l'ha fatto davvero, ragazzi, immaginatevi è il Marto che vince queste Grand Final usando Fuffi e Dottor Mario. Io ragazzi non lo so che sta comunque succedendo Fuffi, oggi. Fuffi sulla carta gli dà un sacco Fuffi fastidio. Sulla carta fa saltare Little Mac con quella down tilt, quella down B, scusami. E oppure comunque costringe ad attacco. Comunque costringe a interagirci. Oddio. Ecco. Mamma. Questa è la situazione in cui El Marto è pericoloso. La situazione in cui El Marto ti trolla e non gli frega una mazza di chi sei tu, da dove vieni, quanto sai giocare e quanti che io punch gli tiri in faccia. Di questo forse gli frega qualcosa invece. Ok. Attenzione. Prova. El Marto. Credo che comunque lo conosca molto meglio sto matchup. O forse Midoris ha detto: ehi, prima non ho rispettato uno dei CPG adesso ironici. Adesso rispettiamolo. Adesso magari non facciamo lo stesso errore due volte, perché la seconda occasione non ce l'ho. Ok? È il Marto. E il problema adesso è Midoris c'ha la lead. E questo è il punto. Bravo, bravo Mido a uscire dal corner con l'opzione aggressiva veloce. Ottimo down smash into jab. Bene, bravo Midoris. Ma cos'era quella? Sì. Il Marto si deve riprendere. Non è facile. Oddio. Mamma mia, comunque KO punch online. Letteralmente Fuffi scoppia adesso. Mamma mia. Questa è la percentuale che... Oddio, che cool. Cioè, nel senso, che cosa calcolata. Che bravo Mel Marto. Proprio top player. Comunque sai che cos'è che non fa? La canna da pesca. Oh. L'ha fatta adesso. L'ha fatta anche prima. C'è morto. Ma braccio. Cosa? No, non fa la canna da pesca per ledge trappare, dico. Per edge guardare, scusa. Perché credo che sia buona. Perché non tiri dal salto se ti colpisce mentre sei in aria. Ah, poi con Little Mac. Capito? Una cosa che non sta facendo. Mo, io non sono proprio un expert di Fuffi. Ma penso che pochi al mondo si siano messi. Ma veramente. A dire, oddio! E così finiscono le Grand Final. Bellissime ragazzi, partite comunque. Ci sta. Midoris si aggiudica queste Grand Final. Bellissime Finals. Partite comunque. Bravissimo.